Ma l'immigrazione irregolare di massa non verrà mai fermata se non si coinvolgono nella lotta ai trafficanti le nazioni di origine e di transito. Come su impulso italiano l'Europa ha già fatto attraverso i memorandum con Egitto e Tunisia e dovrà continuare a fare replicando questo modello in molte altre nazioni. E se non si affrontano a monte le cause che spingono una persona ad abbandonare la propria terra. E anche qui nell'agenda strategica l'Unione Europea si impegna ad affrontare le cause profonde della migrazione. Si mette cioè nero su bianco un principio che noi sosteniamo da tempo, ovvero che il primo diritto che è nostro compito garantire è il diritto a non dover emigrare, potendo trovare nella propria terra le condizioni per la propria realizzazione. Questo obiettivo presuppone la necessità di costruire un modello nuovo di cooperazione con le nazioni africane, affinché queste nazioni possano crescere e prosperare con le risorse che possiedono. Una cooperazione da pari a pari, capace di generare benefici per tutti. E siamo soddisfatti del fatto che anche questo approccio si ritrovi nell'agenda strategica.